Non si era neanche reso conto che stava morendo. Cioè, Papyrus è così testardo, a modo suo, che è riuscito. Chiaro, non c'è niente da dire. Bene. Chiaro. Wow. L'altra volta ho detto tosta e harsh, no? Sì. Cioè, però stavolta non si è vista l'anima distruggersi. È un... Cioè, non... Io amo speculare, amo discutere, ma in questo caso non penso abbia valore, nel senso che non era abbastanza forte, non era una boss soul. Cioè, Papyrus non è considerabile un boss. Può essere. Perché se noi l'avessimo presa, si sarebbe visto qualcosa. Certo che Undyne è vicina, però. Tutto dipende dagli incontri casuali. I puzzle non ci sono. Yo! Stai... Cazzo, abbiamo ucciso Papyrus. Beh, per ora non stiamo facendo del male a Monster Kid. 18 left. Sono tanti 18. Palle. Se il ritmo è quello dell'altra volta. Il fatto è che... L'altra volta, sto pensando, sono stanco. Chiaramente si nota anche dalla mia parlantina devastata, ma il fatto è che Snowdin era pieno di dialoghi. E scusate un secondo. Ok, questi sono fiori, hanno ancora dei dialoghi. Il fatto è che il tutù per qualche ragione non fa affatto ridere adesso. Porca miseria però. Allora, vi stavo dicendo questo, ascoltatemi. A parte il fatto che mi è venuto mal di gola, sto somatizzando un botto. Figata questa cosa. Mi piace. Mi piace somatizzare perché significa che la cosa funziona. Stavo dicendo che buona parte degli inframmezzi presenti qui erano discorsi di Papyrus. Papyrus Undyne, la telefonata, tutto. Vediamo se ho incontri casuali. Leon, grazie. C'è un certo desiderio di vedermi arrivare ad Undyne, mi sembra di capire. Non ve lo posso promettere. Dipende dagli incontri casuali. Intanto, do sempre come sempre un'occhiata ai moderatori, che è un po' che non guardo perché sono rimasto particolarmente colpito. Allora, ecco i dettagli. Monster Kid non è orfano. Parla di avere anche una sorella. Parla anche di avere una sorella. Per anche, penso che quindi parli anche dei genitori. Ok. Puramente di Flavor. In Neutral, se tu cambiassi, mancherebbero solo le creature che hai ucciso. In Genocide mancano tutti perché fuggono. Molto interessante. La boss soul, questa è una cosa che i moderatori mi hanno inviato, che è un pochino spoilerosa. In realtà questa è una cosa che avrei dovuto e avrei preferito intuire da solo, ma ok. La boss soul è solo della famiglia di Asgore, quindi i Dreamur. Chiaramente non ci sono incontri casuali qui, stavo leggendo adesso. Mi dicono di ascoltare l'Echo Flower vicino a Monster Kid.
Beh, sì. Attenzione moderatori, datemi soltanto messaggi che non sono qualcosa che posso intuire later on nel gioco, ovviamente. Estranamente silenzioso. Stupendo. Tremendo. Perché avrei potuto assolutamente arrivare al fatto che solo i Dreamur avevano l'anima. Ok. E non arriva Papyrus. E non ha detto una parola. Lost the Undying. Il mostro più determinato dell'underground. Sì, il modo in cui mi stava fissando è fichissimo, Monster Kid. Ok. Non credo serva stare a farsi particolari pippe mentali sul fatto che finirà malissimo questa storia di Monster Kid. Ok, cominciamo. 18 mostri. Cerchiamo di farmare un pochino. Stiamo attenti a cercare di sfruttare al meglio il tempo che abbiamo. Voglio darvi Undyne. Davvero, ci tengo. Ci tengo quanto voi in realtà. Quindi. Forza, forza. Questo ritmo di incontri è tremendo. Arrivi al punto da chiederti se ci sia o meno, il che ti fa capire quanto è facile perderla. Questa Genosight. E buona parte di me non si dispiace nel farlo. L'unica cosa che mi sta permettendo di non avere un reale disagio a farla è che non è Sabaku. Che non è Sabaku. Anzi, no, scusate. Ho fatto una gaffe. Perché in realtà il nome che avevo dato al personaggio era il primo Fallen Human. Quindi questo tecnicamente è Sabaku, solo che in un'altra linea temporale si chiama Maiku. Allora, diciamo che non è il nostro Frisk. Non è Frisk. Un buon punto di farming è più avanti, nella stanza in cui illumini, quella prima di Onion-san. Grazie ragazzi, grazie mods. I puzzle sono tutti risolti, è un omicidio praticamente del design quanto delle creature. It's strangely silent. Porcaccia la mia. La faccia sorridente! La faccia sorridente, accidenti. Siamo a livello 9. Wow. Ok. Ok, qui niente di particolare. Qui abbiamo il. Wow. O quella prima di Onion Sun. Ok. Sì, cioè il fatto è che qui abbiamo svariati punti di analisi su quello che sta succedendo. Eccoci qua. Allora, andiamo. Tra l'altro siamo tremendamente più resistenti adesso. Queste lance non ci fanno quasi nulla. Terribile, terrificante. No, non è vero. Sono relativamente dannose, in realtà. Però in realtà è anche interessante il modo in cui di roleplay me ne sto fregando. Mi piace molto l'idea. Qui troveremo Monster Kid.
In qualche modo il nostro Maiko non troverebbe spiacevole farsi beccare stavolta, in realtà. Questa è una cosa macabra. Ma me la sto pensando io. Adesso sapete. Sapete una cosa? Io non avevo valutato minimamente come qualcosa di concretamente legato alla narrativa di una run alcune fan art che mi erano capitate sotto gli occhi, perché pur non cercando, per fortuna, non ho beccato nessuno spoiler serio fino ad ora, a parte quelli che vi ho annunciato stasera inizialmente, che fortunatamente ancora non sono seri, ma. Sì, lo so, sei fighi, sei eccitatissimo, ma. Io so che avevo visto un sacco di disegni dei due personaggi. Ossia. Il presunto Frisk. No, scusate, Frisk e il presunto vecchio Fallen Human. Con magliette di colore diverso. Però. Adesso mi rendo conto che tu tecnicamente puoi immaginare di essere lui. Questa è una cosa forte. Capisco ora perché ci sono così tante fanart a riguardo. Non c'è nessuno, cazzo. Nessuna storia, nessuna risata, nessun gioco. E la faccina contenta. Siamo nel modo più assoluto davvero nella genocide adesso. Pesante. Ma tanta de determinazione. Sono così curioso, ragazzi. Così crudelmente curioso, così spietatamente desideroso di vedere cosa succede. Ah, la stanza prima di Onion-san, quindi questa. Ma quindi Onion-san. Ci sarà? Temo di no. Allora, farmiamo un pochino. Fa capire quanto un essere umano può essere spaventoso per i mostri. Già. Esatto, è una chiara lettura. Farmiamo un po'. Tra l'altro questa musica rallentata, questi silenzi, questa forma di macabra marcia di morte, è qualcosa che ti fa passare completamente la voglia di chiacchierare, in realtà. Crea una bella atmosfera. Fantastico. I moderatori dicono di andare a prendere le scarpe. Equipaggiamenti, giustamente. Nei cespugli di prima. Ora esploro, ragazzi. Prendiamo queste scarpe. Scarpe dal balletto, del balletto. Vediamo un po', cespugli di prima, andiamo a cercare. Esaminiamo i cespugli. Tanto purtroppo, Strangely Silent. E Papyrus, magari. Magari. Sans non si è più fatto vedere. Se devo essere del tutto franco, penso che non si farà affatto vedere. Fino alla fine. Gli abbiamo ucciso il fratello. Abbiamo ucciso il fratello, che sia un fratello di sangue o meno, sono mostri, non è detto che siano, cioè, ci sono vari modi di interpretarlo, ma sono comunque fratelli, parte. Fidanzati. Ah sì, secondo Tumblr sicuramente. Fidanzati. Eccole qua. Ok. Queste scarpe da balletto ti fanno sentire incredibilmente pericoloso. Già.
Esatto. Ok, il ragazzo Leon mi fa un altro piccolo dono e ti ringrazio di cuore, sottolineando un altro consiglio piuttosto fondamentale, abbastanza chiaro per tutti, che non mi aspettavo fosse così maca, veramente alto. Vale a dire, insiste, ma penso che ormai siamo tutti d'accordo, di arrivare fino ad Undyne stasera, perché wow! Ma questa cosa l'avevamo presa, vero? Forse? Sì, l'avevamo presa nella blind run. Come? Sì, sono budini che tra l'altro si arrendono subito perché non sono aggressivi. Ma Mistolina, sì, conviene arrivare fino ad Undyne perché comunque alle Outland bisogna uccidere 40 mostri, essendo l'ultima area. È incredibilmente breve Undertale visto così, perché è vuoto, non c'è nessuno, non c'è niente, non c'è. E Alphys? Alphys non ha un combattimento. Ci sarà un combattimento con Alphys? Tecnologico? Non lo so. Metaton difenderà Alphys? Quanto è diversa questa run? Io ormai sono preparato abbastanza ad avere delle sorprese. Porca miseria, queste scarpe sono forti davvero. I momenti di boss fight e alcune parti speciali di questa Genocide ti rimangono dentro. Davvero. Senza pensare a quelle cose che rimangono dentro i disegni di Tumblr di Undertale. Tutti i mostri di Undertale sono dentro gli altri spesso. Ok, mi sembra un buon ritmo, dai. Mi sembra un buon ritmo, ragazzi, resistete. Resistete. Sì, mi mandano anche un altro commento. Ossia, tecnicamente i vari equipaggiamenti a livello di lore appartenevano ai primi umani caduti nell'underground. Questa è una cosa che ho intuito e si comprende anche abbastanza facilmente giocando, perché le anime che ti aiutano e che vengono utilizzate da Omega Flowey utilizzano gli equipaggiamenti del gioco. Questa è una cosa molto carina. Asgore li ha uccisi. È mezzanotte passata e siamo ancora 2000 persone. Davvero, grazie. Sono felicissimo che siate determinati con me. Ok. Cosa che diceva della mia anima? Nulla. Porca miseria, siamo forti veramente. Qui sì che ti senti in un gioco di ruolo. Brutalmente. Tra l'altro, vedete? Gli attacchi diventano più aggressivi in questi casi. Eccoci qua. Livello 10. Porca miseria. Che poi, sapete cosa sto pensando? Una cosa ancora più brutta. Sono troppo curioso di Alphys. Perché Alphys, fin dalla prima pietra sotto la neve, no? Lei ci osserva con le telecamere, vi ricordate che lei è appassionata del nostro viaggio? Lei sta vedendo tutto. E quindi? Come funzionano le Outland, che è tutto il gioco di Metaton, tutti i canali televisivi, il canale televisivo? Ok. Che poi di nuovo altri moderatori continuano a darmi aiuto. Giustamente c'è la Shiren, come mostro unico, mi ricordo. Sì, mi ricordo. Ah.
facciamo un altro combattimento casuale e poi continuiamo, andiamo a vedere al prossimo salvataggio quanti ne mancano. Grazie, Frank. Forza e coraggio, un altro scontro, dai, Maiku. È bello pensare che Fox abbia realizzato questo comunque. Frank mi ha fatto questo dono sottolineando in maniera anche esagerata, no? Dicendo: hai fatto grazie di aver mostrato Undertale così che tu possa. C'è una porta dietro il bancone di Sans. Andrò a controllare se. Mi pare che, non mi pare che fosse dopo, giusto? Anche se no, il primo no, il primo è prima. Hai fatto dopo così da poter mostrare a molti sostenitori dei tripla A only, dei soli tripla A, cosa un videogioco dovrebbe avere indipendentemente dai budget milionari, eccetera. Non, posta in un certo modo, non ha tutti i torti, nel senso che avere un'idea creativa è quello che conduce spesso e volentieri al di là dell'industria il videogioco. È un discorso molto complesso, non proprio da mezzanotte passata, ma è molto interessante. Allora, andiamo a vedere. Ah, qua c'era lo scherzo di Sans. Che tristezza, però. No, il bancone di Sans era più. No, no, mi ricordavo che fosse. Vediamo. Forse dopo in realtà. Però tanto passeggiando così comunque abbiamo chance di trovare nemici, quindi. Perché non incontro? Perché non ho incontri casuali? Oh no. Niente. Aspetta, forse arriva il PS. Il girare intorno dei JRPG non è servito a nulla. Torniamo avanti. Ci torneremo con qualche shortcut più in là, se c'è qualcosa di interessante. Dicono che è inutile perché non la puoi aprire. E che cavolo. Ok, va bene. Quindi è chiusa a priori. Va bene. Ok. Vediamo un po' con il salvataggio. Adesso possiamo scoprire quanto. Sprinta, maledetto Frisk. No, non è vero. Lui non è Frisk. Mi si è spezzato il cuore di nuovo. Two left? Abbiamo finito! Molto più in fretta di quanto pensassi. Cazzo, la Genocide è una speedrun. Tra virgolette, molto spesse. Ok, andiamo avanti, perché uno di questi è un boss obbligatorio. Sperando che l'altro non sia Monster Kid, ovviamente. Cosa che temo possa tranquillamente essere. È un po' telefonata la cattiveria qui. Vediamo, andiamo avanti. Eonian San non c'è. È un mondo vuoto, è un mondo vuoto. È un mondo vuoto. Anzi, qui Fox sarebbe potuto essere molto più cattivo in realtà. Però no, perché tanto i mostri se muoiono diventano polvere, quindi non puoi mostrare cose brutte. Eccola Shiren. Poverina, guarda che debolezza. Erano due mostri separati? Non ci avevo mai fatto caso. Però alla fine è morto, sono morti entrambi. Non ci sono neanche gli ombrelli. Oh.
Tristezza. Io per ora queste cosine le faccio comunque. Gli ombrelli ci sono, erano semplicemente dopo, ok. È certo che sta cosa. Che Non so che cosa hai detto. vuoi, Siri? Non so che cosa hai detto. Non è te, chi ti ha chiamato? Ho solo spostato il cellulare. Io lo faccio perché non si sa mai, eh. Certo che sentire Undertale così fa un effetto strano dopo tanto silenzio. Grazie, Nicolas. Fight. Ok. Non mi è mai uscita così bene. Perché col controller era un'altra cosa, la voglio rifare. Fossi bravo a suonare il piano, avrei potuto continuare. Ah, il famoso artefatto. Non mi interessa. Non darò soddisfazione a Fox di togliermi l'artefatto. Non gli farò assorbire l'artefatto. Però non abbiamo avuto nessun incontro casuale. Ah, l'ultimo che rimane. Ho capito qual è. Non è il bambino. Forse mi sto frecciando cose, ma tanto quel bambino in qualche modo finirà, farà una finaccia, ne sono sicuro. Per quanto triste e macabro sia. O forse no, magari l'unico che sopravvive sarà ancora più triste. Diventerà l'ultimo mostro. Cioè. Boh. Però no, c'è il coso, c'è il dummy. C'è il coso. Sì. È vero. In una. Allora, i moderatori stanno reagendo. In una versione molto early del gioco, nel riflesso delle pozzanghere compariva il First Fallen. Peccato che l'hanno rimosso, era geniale, era giusto. Era una sorta di reincarnazione davvero. Se l'hanno rimossa, c'è qualcosa che non va. In qualche modo torna indietro. Ok. L'ultimo mostro non è il Dummy. È un mostro casuale, quindi devo comunque insistere nel combattimento. Va bene. Va bene, ciao bimbo. Andiamo ancora prima dell'Onion Sun, allora. E che volevo dirvi? Stavo leggendo. Ma quindi se è stata patchata questa cosa, allora non vogliono farti pensare. Tu sei comunque Frisk e Flowey ti prende per il culo. O meglio, non è che ti prende per il culo. Flowey è convinto che tu non. Che tu sia Maiku perché riconosce una malvagità che aveva riconosciuto in lui. Comunque è pazzesco che in realtà nella trama il personaggio a cui tanto si affeziona Azriel. Non dico che sia il genocida. Non è un genocide run, diciamo quello che fa lui, ovviamente. Perché altrimenti sarebbe andata un po' diversamente la storia. Molto diversamente. Però era una persona sgradevole. Vabbè, e allora andiamo avanti. Forza. Diamo retta agli input. Potrei, visto che ci sono evidentemente consigli contrastanti, potrei anche fare una ricerca più approfondita io per la prossima. Ma in realtà no, tanto qualunque cosa accada, se ne esce fuori, vinciamo.
Siete sicuri che io debba tornare indietro? Perché non succede niente. E gli incontri prima di ora erano abbastanza fluidi in realtà. Eccolo! Assolutamente sì. Pam, pam, pam. Quindi gli incontri del save file, del salvataggio, sono casuali. Perfetto. Contano solo come incontri casuali. Questo significa che tutto quello che è considerabile boss fight. Anzi, facciamo così: attiviamo il prossimo combattimento per il Nobody Came. Eccolo qua. Fantastico. Vedete? Questo togliere, penso che tolga i dubbi anche a chi sta dando consigli istintivi senza magari sapere bene le cose. Ma ho imparato da questo. Vale a dire, i nemici considerati nella determinazione del salvataggio sono quelli casuali. Qualunque mini boss, magari Temmie, il Dammy, sono non contati in quel numero. Questo è importantissimo per il prossimo, che semplificherà moltissimo il lavoro di tutti. Ok, è arrivato il momento. Abbiamo finito. Adesso ci sarà soltanto la parte interessante, porca miseria. Il moderatore mi dice: il gioco ti ferma quando vai troppo avanti, quindi è più semplice di quello che sembra. Wow. Quindi praticamente è una supercazzola l'avere il terrore di sbagliare, il che renderebbe privo di un difetto la Genocide Run, perché è chiarissimo che oh, questo dettaglio era delizioso. Cioè è una cosa che approfondirò, per ora sono completamente ignorante, quindi questi dettagli non li conosco, ma questa strada è diversa, scusate, diamogli attenzione. Comunque è interessante, sto scoprendo parecchi dettagli e ne potremo parlare. Insomma, il gioco ti impedisce, cioè ti porta a non voler fare la genocide, però non ti fa sbagliare per sbaglio, per caso. Comunque lui pensavo che non fosse importante. Ci ha detto che adora così tanto Undyne, ha fatto alcuni sogni in cui faceva la pipì a letto perché sognava che lei lo pestava. Però questo percorso è strano. Quindi una volta abbiamo avuto un progetto scolastico nel quale dovevamo prenderci cura di un fiore. Il re. Abbiamo dovuto chiamarlo Mr. Dreamer. Volontariamente si è, insomma, si è presentato per donare i suoi fiori. Finì per arrivare lui stesso a scuola, finendo per insegnarci, per fare una lezione sulla responsabilità e altra roba. Questo mi ha fatto pensare: ehi! Quanto sarebbe. No, no, questo l'abbiamo avuto nella Neutral, vero? Quanto sarebbe figo se Undyne venisse a scuola? Ok. Potrebbe picchiare tutti gli insegnanti, questo me l'ha fatto ricordare. Ok, mi ero dimenticato di questo dialogo. Ok. Perfetto. Ok, a posto. Ci siamo. Tra un po' c'è. Sono particolarmente curioso di Undyne, perché Undyne è l'unico personaggio. Ah, ok. Undyne è l'unico personaggio fino ad ora che non è positivo nei nostri confronti. Nella Neutral ci ha trattato come assassini brutali. E siamo riusciti a risparmiarla con grande difficoltà. A livello di roleplay soprattutto. Quindi. Quindi, insomma, interessante, interessante. Allora. Determination. Ci siamo. Perfetto.
Tra l'altro, in questa parte del gioco ti viene narrato lo sterminio che fu la guerra dei mostri contro gli umani. Ok. Dai, forza ragazzi, siamo arrivati al clou. Non mi sarei aspettato di arrivare così avanti e sono veramente molto contento. Molto curioso. Noi praticamente potrebbe essere una fregatura emotiva terribile, cioè siamo così forti che dopo il dialogo emotivo di Undyne, della sua voglia di catturarci, di portare la nostra anima ad Asgore, noi la sciotteremo e di lei non rimarrà nulla. È una cosa che farà riflettere parecchio in realtà. Ah, stavo facendo la cosa giusta, sì. Sono molto curioso. Penso che andrà così, in realtà. Siamo determinati a fare la genocide. Siamo mostri e questo ci porterà a distruggerla. Indipendentemente dalla sua forza d'animo. Questa è una cosa terribile. Questa potrebbe essere una delle cose più brutte della genocide. Lei fa parte della Guardia Reale. L'unica cosa che può difenderla davvero dal nostro potere è l'armatura. Questo può essere valido. Potrebbe resistere a qualche colpo, perché l'armatura non è magia, è vero metallo. Credo. Eccoci qua. Azriel, lo so. Lo so. Questo flashback assume un... Questo reale flashback assume un significato piuttosto interessante. Determination. Ora incontreremo l'incazzatissimo Dammy, che stavolta farà una finaccia, purtroppo. Ehi, tu! Sì. Ha. Feels good. Non si arrabbia? You have enough. You've had enough of the dummy. Si arrabbia dopo? Ok, eccolo. È diverso però rispetto alla neutral, perché se lo picchiavi si arrabbiava un sacco. Eccolo. Fool! You think you can hurt me? Sono un fantasma che vive dentro un dummy. Mio cugino... Sì, snaps the block appunto, no? You came along. Non solo... Ah, è diverso. Non solo le tue azioni hanno causato tutti a lasciare le loro case, ma ora tutti i loro vicini se ne sono anche andati. Vabbè, insomma, disprezzabile, disgustoso, disgustoso, vergognoso. È rosso, è arrabbiatissimo, è rosso. Sei la persona peggiore che abbia mai conosciuto. Non sono mai stato più arrabbiato. I miei livelli di manichino stanno andando fuori dai valori standard. Questo? Eh? Questa sensazione? Ha le guanciotte rosse? Eureka! Eureka! Umano. Quel momento di incontrollata emozione mi ha permesso di finalmente fondermi con il mio corpo. È felicissimo. Ha una faccina dolcissima. Che cazzo è successo? Nella genocide abbiamo fatto... Il nostro essere un assassino mostruoso ci ha portato ad avere... A creare felicità nell'animo di questo fantasma? Non nel suo corpo, però. Sono completamente corporeo, finalmente! Il mio sogno di una vita realizzato! In cambio, credo che non ti pesterò. Che ne pensi? Ma... Glad Dummy! È geniale! Cioè, quindi, praticamente, è un...
meraviglioso. Act, check. Glad Demi, attacco 0, difesa 0. Cazzarola, siamo dei mostri noi, però avete visto il nostro pensiero qual è stato? Levati quel sorriso dalla faccia. Brutto. Cioè, senza nient'altro. Adesso era completamente corporeo, quindi l'abbiamo potuto uccidere. Con un colpo, non ci ha dato neanche esperienza. O meglio, execution point. Cazzo. Non l'avevo presa. Non ci avevo pensato così banalmente, effettivamente. Determination. Ma quindi, a casa di Napstablook? Ma questa è casa di Undyne. E non c'è nessuno a casa. Ok. E non c'è nessuno. Io credo che chiunque arriverà infine a montare questa cosa dovrà mettere in sync il fatto che Lara ha tossito esattamente allo stesso ritmo della musica di Napstablook comunque. Ha fatto così, ha fatto, cazzo. Preciso. Oh, neanche le lumache ci sono. Thundersnail. Avremmo potuto uccidere Thundersnail per fare la genocide. E non c'è neanche il dummy fuori dalla casa di Undyne. Cioè, non c'è niente, è tutto vuoto. Ok. Ok, ci siamo. Controllo i mod. Per la genocide deve morire anche Lara. Ok. C'è qualcuno? Ah, così sei venuto qui. Che minaccia. Fate, threat, fight, hero. Molto tempo fa, Asgore ed io fummo d'accordo che scappare sarebbe stato inutile. Se ce ne andassimo, gli umani ci ucciderebbero e basta. Mi sono sentito un po' tradito quando ha cambiato l'idea. Ma ora che ci penso... Aveva ragione. Dopotutto, anche se non scappassimo mai, un essere umano ci ucciderebbe tutti comunque, no? Cazzo. Minaccialo. Ho vissuto troppo a lungo per essere spaventato da qualcuno come te. Provaci, ragazzo. So che non puoi qui. Una conoscenza come questa è l'unica cosa che mi ha permesso di sopravvivere così a lungo. Perché questo è un negozio, quindi non posso attaccarlo. Fight. Eh? Fight Mew? Nah. Non sono un eroe. Non lo sono mai stato. Ehi! Smettete di citare Solid Snake. E comunque... queste vecchie ossa non sono assolutamente in grado di far combattere nessuno. Di combattere nessuno. Un attacco da te sarei... beh... almeno parlandoti, ho acquisito abbastanza tempo da permettere a qualcuno di scappare. È tutto così... è tutto così legato al nostro essere un mostro. La genocide me l'aspettavo meno coinvolgente di ogni parte del gioco. Hero. Undyne? No, non sono un eroe, ma conosco che ce n'è qualcuno là fuori. Ah, insomma, so che qualcuno c'è là fuori, qualcuno che non si arrenderà mai e farà la cosa giusta, indipendentemente da ogni cosa. Non c'è una profezia, una leggenda riguardo nessuno così. È semplicemente qualcosa che so che è vero. C'è qualcuno così che ti farà a pezzi.
Speed up in battle? Un oggetto che ti rende più veloce a combattere? Cavolo. Invincible longer. Accidente. Credo proprio che dovremo comprarne di questi. Fichissimo. È una cosa da... è super, super, super... legato alla Genocide. È un consiglio per il fatto che ci saranno scontri difficili? Mi viene in mente solo quello che può essere il combattimento con Sans. Non mi viene in mente altro. Asgore! Forse Asgore diventerà più forte, iracondo per il fatto che abbiamo distrutto la sua specie, praticamente. Sono curioso, ragazzi, da morire. Ci siamo. Tanto, purtroppo, qui non c'è niente da fare. Niente da vedere. Triste. Button a body game. Ok. Giusto. Intanto controllo i mod, come sempre. Molto interessante il dialogo con il negoziante. Siamo felici, ma anche perché appunto no body came. Cerchiamo di andare al Temi Village, no? Sta qua sotto da qualche parte, giusto? È tipo qua, vero? No? Non mi ricordo più dove è Temi. Aiuto. Forse nell'area prima? No, no, non credo, non credo. Vediamo un po'. Cerchiamo bene, perché secondo me è qui, Temi. È in fondo a destra, vero? Vediamo. Ci sarà Temi? Tra l'altro. Ecco, è tipo qua? No. No, Temi per forza qua da qualche parte. Permettetemi di cercarla, perché... so che c'è. Forse nella schermata prima. Area prima. Il moderatore ha reagito. Perfetto. Andiamo a vedere. Non credo la manderemo al college, anche se abbiamo il denaro per farlo. Resistete, ragazzi, ci siamo. Non c'è neanche la musica. Che è lentissima. Qualità. Temflick premium. Questa è una cosa sicuramente solo della Genocide. Anche se ci fullasse non ci interessa. On sale. Discount food. Tanto mi piace come parla Temi. È incredibile. Boy, hoi.
Niente, ok. Quella è la storia degli antichi tempi, ovviamente, che cavalcavano i draghi. Va bene. Ci siamo. Mi sa che adesso abbiamo finito. È arrivato il momento di arrivare da Undyne. Wow. Ok. Here we are. King Asgore Dreamor. Diventerà un dio. Dai, su, che arriva il bimbino adesso. In teoria qua non dovrebbe succedere niente. Parte, a meno che non succeda un casino ed è originale come è successo con i puzzle di Papyrus, ma... Ah, lo porta via perché vuole metterlo al sicuro, ovviamente. Ah, adesso che ci penso... Poi lui scivola, no? E stavolta non lo salveremo, immagino. Ce ne freghiamo. Facciamo la vernacchia perché siamo dei mostri schifosi e non vogliamo salvare il bimbo. Vediamo che succede. Ah, forse morirà precipitando. Oh mio Dio, che cosa macabra. L'ho detta con una leggerezza terribile. Andai, mi ha detto di stare lontano da te. Mi ha detto che hai ferito e hai fatto del male a tante persone. Ma, ehi, non è vero, giusto? Io sto dando il fianco? Ehi, perché non mi rispondi? Che cos'è quella strana espressione? Mamma mia! Quale espressione? Io mi sto immaginando un ghigno omicida, perché ormai quel sorriso quando appare il nemico, no? Quel sorriso è un sorriso. Sta cercando di farsi forza, vuole minacciarmi. No, sta facendo lui l'eroe. Merda. No, sta cosa è bruttissima. No. No. Oh, no. C'è uno scontro con Monster Kid. No, no, non è possibile, è un bambino. Io pensavo che ci fossero delle animazioni in game, ma non lo scontro. Oh, che brutta cosa. Looks like 3 XP. Monster che 2 attacco, 2 difesa. Uno in meno di Papyrus. Esperienza gratis. Execution point gratis. E anche qui, no? Ci sarà sicuramente qualche chicca se lo risparmiassimo. Usciremo dalla Genocide, torneremo nella Neutral,
Ma con delle chicche. Undertale penso che sia pieno di queste piccolezze. Lo apprezzo moltissimo, ma non è quello che succederà. Monster Kid. Minchia. E infatti è giallo. Lui non vuole combattere. Telefonato. Ah, telefonato. Me l'aspettavo tantissimo. Oi, 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 oi. Questa è una merda. Questa è proprio una merdata. Cattivissimo. Si è messa in mezzo online. Ma perché ovviamente era vicina, perché di solito qui crollava tutto. E ci salvava. L'abbiamo shottato online. Con un colpo. Senza casco. Non posso che immaginare che si getta perdendo il casco per salvare le bambine e mettersi in mezzo. Ok. Che merda. Andai, non sei ferita. Fa la coraggiosa. Riesce a parlare abbastanza fluidamente, a differenza di Papyrus. Prossima volta di ascolta quando ti dico di andartene, ok? Ci penserò io. Regge? Sopravvive a quel colpo? Mi sembra non in ginocchio, sta in piedi. Poverino. Là, guardate la ferita! Sta scomparendo. Sta resistendo al diventare polvere? Non assisteremo a una morte terribile in cui lei continua a parlare mentre si sta polverizzando, vero? It's nothing, infatti lo dice tra parentesi. Arrisi. Oh, santo cielo, è proprio il vero eroe, il classico vero eroe delle fiabe. Perché lei adesso ha detto: ha resistito con tutta l'anima per non far vedere la ferita grave che ha subito il bambino. Appena se n'è andato, ha cominciato a disintegrarsi e ci dice: è niente. No. Ecco che comincia a stare male. Per qualche ragione. Con un solo colpo sono già dannazione. Stiamo parlando del personaggio che abbiamo visto in canottiera, ricordiamocelo, uscire con Alphys e parlare di anime. Papyrus, Alphys, Asgore. E dai, oh, terrificante. Just like that. Proprio, cioè, in questo modo io. I failed you. Vi ho delusi. Ho fallito, insomma. Vi ho delusi, vi ho. Diavolo, sta cercando di resistere, è quasi diventata polvere. Questa musica è unica, è nuova. È un coro. Il mio corpo sembra che si stia decomponendo, che si stia dividendo in qualunque momento. Finirò in un milione di pezzi, ma in profondità, nel profondo della mia anima, c'è una sensazione, un bruciante che non posso descrivere. Una sensazione che non mi farà morire. Non può essere la determinazione, vero? Questi sono i brividi che ho avuto, questi scatti che vedete sono brividi, impulsi di brivido che io ho quando ho emozioni molto forti, succede
per molte cose, anche se di rado emozioni così forti. E quella che ho avuto durante la blind run, quando ho scoperto del figlio di Gwyn con Nameless King. Che cazzo ha Undertale? È diversa da Genosider come me la immaginavo. Me la immaginavo molto più un gioco, molto più un extra. Sta riuscendo a mantenere la corporeità con la determinazione. Un mostro che ha vera determinazione come Flowey. Ma Flowey è diverso. Nessuno ha la determinazione, tranne noi. Questo non ha niente a che fare. Non è più soltanto riguardo a. Non riguarda soltanto più i mostri, vero? Se mi superi tu. Distruggerai tutti loro. Vero? Mostri, umani. Le speranze di tutti, i sogni di tutti, disintegrati in un istante, ma io non ti permetterò di farlo. Ora, tutti nel mondo, riesco a sentire i loro cuori battere come uno, e abbiamo tutti un solo obiettivo, sconfiggere te, umano, no, qualunque cosa tu sia, per il bene dell'intero mondo. Quanto sei eroica, Undyne. E ho il brutto presentimento che possa morire da un momento all'altro. Ci picchia. Io. Trema tutta. Undyne. Will strike you down. Oddio. Che cazzo. Assunto. Oh mio Dio, abbiamo visto la cosa. È diventata uno shonen. Ha cambiato forma. È solida. Guardate la sua anima. Ha un'arma. Dovrai. You're gonna have to try a little harder than that. Insomma, dovrai provare un po' più duro. Dovrai fare di meglio, ecco, la giusta traduzione. Dovrai fare di me un po' meglio di così. Oh cazzo, la musica è unica, è una musica di combattimento unica! Megalovania! Non era l'unica canzone unica della Genosider? No! Esistono scontri unici della Genosider. Grazie. Oh cazzo. Oh no. Undyne. The Undying. Stupendo. 99 attacco, 99 difesa. Più forte di Asgore. Eroina riformata dalla sua determinazione. Cazzo, incredibile. Oh oh, è forte, è forte. Wow. Millequattrocento. È un combattimento. Siamo in un vero GDR. E io con Undyne non sono buono a schivare i colpi invertiti. Merda. Cazzo, è tosta. È tosta veramente. Devo utilizzare il D-pad, mi sa che... Con l'analogico... No, no, no. Questo combattimento lo devo fare attraverso... Nessuno tifa per me. You cannot give up just yet. Ah, ok, Asgore. Tu mi vuoi comunque bene. Maiku. Stay determined. È la voce di Asgore, questa. Quasi mi stupisce, ma... È il flashback che avevamo. Allora... Praticamente... l'analogico mi ha scomodato parecchio il combattimento contro Undyne, quindi adesso proviamo con il sacro controllo della tastiera, perché non devo schivare i colpi normalmente con lei. Sono semplicemente comandi cardinali. Figata. In realtà però, sapete cosa? Lei ci attacca e molto spesso i colpi saranno vicini fra di loro. Vicinissimi fra di loro. E...
essendo io consciamente con quella velocità, ma forse non solo io, penso che tu debba imparare a memoria alcuni movimenti se sono troppo veloci, quando sono invertiti, quello che sta per arrivare. Penso che mi converrà abusare, tra virgolette, acquistare gli equipaggiamenti che ti rendono invulnerabile per più tempo. Forse non sono messi lì a caso affatto. Allora, vediamo un po'. Abbiamo il City. Contro di lei non credo che servirà, perché la velocità non serve assolutamente a nulla. Non contro di lei, perlomeno. Quindi, Cloudy Glasses. E l'arma. Però è... Vediamo se gli facciamo molto meno male. Forse la difesa qui sarà più interessante dell'attacco. Vi mancava la tastiera, eh? Ok, andiamo a vedere. Perché in teoria ovviamente l'effetto sarà cumulabile. E quindi... Vediamo un po'. But no body came. Allora. Io... Vabbè, non andiamo a salvare... Non ci interessa, dai. Facciamo gli ignorri. Cerchiamo di essere noi, mostri coraggiosi. Anche se è una palla infinita passeggiare in mezzo a questo percorso. Se ci scoppia, salveremo. Vediamo un po'. Ah, ma tocca rivedere tutto. Pare di sì. Mi fanno notare che esiste un salvataggio vicino, ma l'ho perso. Ok. Next time. Ah no, ho movimento. Ok. Allora magari lo riesco a beccare. Ah, beh, sì, certo, perché qui abbiamo... Eccolo. Oh, no. Ah, no, no, ok. Ah, eccolo. Non è che l'avevo visto. Ok. Pensavo di dover tornare indietro. A posto. Pensavo di averlo perduto. A posto. Santo cielo, stiamo utilizzando un dannato... Danno è quasi rilevante la differenza. Oddio, non è vero, forse perché ho fatto centro. Ci sta. È bellissima questa traccia. Meglio l'originale, ma bella. Perfetto. Siamo invincibili, ragazzi. Bella. Wow.
Queste sono le cose che mi romperanno il culo, quelle invertite. Wow! Nuovissimo! È uno scontro incredibilmente difficile. Non ti fa minimamente sentire l'energia dei level up che hai fatto, perché in realtà lei è potente quanto e più di te. La Genocide ha delle sorprese anche di difficoltà, vedo. Vi odio. Odio le cose invertite, non ce la faccio. Ah, la velocità potrebbe essere utile in realtà. Ma non contro queste parti. È tutto calcolato. Si può fare una perfect battle contro di lei. Si può fare un no damage proprio sicuro. Ok, così ce la faccio, grazie. Così è umano. Capito! Quella rossa è la prossima che arriva. Ah, ma guarda un po'. Smart. Very smart. Ho capito adesso. Oh, questa è un'altra cosa ancora più originale. Merda. Wow, 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 wow! Cazzo, Undyne! Devo prendere più pezzi del pupazzo di neve per vincere. Ah merda, mi sono fatto colpire troppo. Ho un HP. E non posso mangiare la torta, mi ero promesso di tenerla, quindi non posso. Mangerò il tè. Ah, mi ha un pochino dato, mi ha dato un pochino di HP. Oh, siamo velocissimi, ok. Cazzo si aiuta. Cazzo si aiuta. Te, no damage. Ma qua ci spacca, qua ci spacca. Ci vincerà per forza. Ah no, attenzione. Merda. Ok. Quasi vinto, 2/3 di vita. Ci siamo. Allora, ci serve però una cassa. You cannot give up just yet. Mi sa che tu stai ancora convinto che io sia quel povero bambino buono svenuto, ma... Non abbiamo una cassa qui. Qualcosa mi dice che... Che faccio? Torno indietro? No, in teoria no. Il fatto è che l'Old Tutu cosa fa? Ci dà una bella difesa. E le Battle Shows ci aiutano a fare più danno. Allora provo a fare una cosa, dai, da giocatore, no? Mi metto l'Old Tutu. Quindi farò... Lampeggerò per un po' meno. Però... Avrò comunque l'utilizzo della passiva che mi dà. Secondo me può funzionare. Perché tornare indietro per prendermi il cibo non me ne frega assolutamente nulla. È una cosa fantastica, ragazzi. Che ci sia una sfida di gameplay di questo tipo nel Genocide non me l'aspettavo. Sono entusiasta da morire. Allora, siamo pronti? Pronti. È veramente, veramente interessante. Ok. Fantastico, ragazzi.
Ah, era un tradimento. Ah, quelle sono menzogne adesso, quelle rosse. Cazzo. Ecco perché allora inizialmente non pensavo. Porca puttana, devi anticiparle alcune. Questa seconda parte forse... forse conviene usare il controller solo quando... Dio, vi odio, odio le cose invertite. Cazzo, impossibile per me. Mi scoppia il cervello. La cosa è grave qua. Ah, ma la velocità non dura per tutto il combattimento? Ah, bene. Cazzo, ragazzi, sarà... sarà una lunga sfida. E io che pensavo di aver visto... di averne viste di cotte e di crude. Che faccio? Devo cercare di resistere alle cure. Perché altrimenti non farò mai male alla Osweit. Sì, ma... se... no! Dovrò tornare indietro se non voglio... se dovrò accettare di essere... colpito. No, cazzo, il digitale, che fastidio! Vaffanculo. Il fatto è che quando il cuore è rosso è divertente utilizzare l'analogico. Quando ci sono le frecce, vai nel diagonale e si impappina. Che cazzo. Fastidioso veramente. È una cosa sbagliare, vedete qual è la differenza? Non è che sono un coglione. È che gli input vanno a puttane con l'analogico. Qui invece la tastiera ovviamente ha dei... ha un certo limite. Porca puttana. Con la tastiera... ah! Mamma mia. Ok. Aspettate. Sono un vero guerriero. Utilizzerò entrambi gli input. Grande. Ok. Ah, è arrivato il momento della tastiera. Analogico. Sì! No! Mi ha colpito comunque! Ok, ok. Ho finito il cure. La nostra avventura finisce qui. Speravo che il mio tè marino mi permettesse di resistere di più. Ok. Secondo me non c'è bisogno di avere... che faccio? Mi costruisco più difesa? Cazzo, è tosta sta battaglia. Mi piace da morire. Ci piace. Ok, siamo a 3 morti, giusto? Mm. E se farle... no, il lampeggiare è molto importante. Perché quando sbaglio una freccia... subire meno danni mi ha aiutato? Assolutamente no. Non mi ha aiutato nel modo più assoluto. Grazie, Spellbook. Ok, no, no, non equipaggiamoci la difesa maggiorata. Credo che la differenza sia di 2 HP a colpo e credo non cambi moltissimo. Se ci sconfigge questa quarta volta, pur di vincere, visto che è l'una, prenderò il dannato pezzo il dannato pezzo di come si chiama? Di pupazzo di neve. Pronti? Ok, andando e undying. Eroina. Forza. Dobbiamo stare attenti, specialmente la prima parte è molto importante. Devo cercare di ignorare la mia stanchezza e giocare come se fossi pronto post colazione. Riuscire nella prossima serata, nella prossima live, discuteremo di cosa significa che Undying sia così forte, ragazzi. Perché questo non è un gioco, questa è... sembra una battuta, ma si potrebbe dire è lore, diciamo. Perché questo è un mostro che ha ottenuto determinazione. Il potere di Undying è superbo. È veramente superbo. Quindi ne riparleremo. Altro che se ne riparleremo.
Il vento soffia. Colpo per metterti in ginocchio. Ok, questo è l'attacco più facile da schivare. Assolutamente più facile. Perché puoi creare un ritmo di movimento fisso per schivarlo. Non devi semplicemente farti mandare all'angolo e stai a posto. È la cosa più semplice da gestire. E mentre il vento ulula, castello lulì, io mi becco tutti gli attacchi invertiti come se non ci fosse un domani. Mannaggia Dundyne, quanto sono una pippa con gli attacchi invertiti. Ok, finché sono umani il mio cervello riesce a computarli, il che mi fa sentire meno bestia. Dundyne, perché non attacchi sempre così? Perché vuoi uccidermi, giusto? Vuoi salvare il mondo, mi rendo conto. Hai ragione. Ah, io non sto combattendo così male stavolta, no? Ah, mannaggia, questi attacchi lentissimi sono... Ma cazzo, non avrei dovuto farmi colpire così tanto da questa parte. Il mio piano era farmi colpire solo quando inverte gli attacchi. Questo un po' mi frega, perché non è... Ah, aspetta, c'è un percorso. C'è un percorso. Sì, ok, ce l'ho. Piano piano, qua sto imparando. Quello che non riesco a capire è come superare alcune cose fastidiosamente. Ah, merda, qui l'ho perso stavolta. Che figata, ah, cazzo. Se hai le giuste cure qua, gli spacchi il culo, andai, in altro che... Questo è un problema senza la velocità. C'è sicuramente un pattern fisso per non farti mai colpire. Ci stiamo quasi, eh? Porca miseria, è fantastica. Ok, Mike. Questa è praticamente, a parte la prima volta che combatti Asgore, è l'unico vero scontro difficile del gioco. Che Omega Flowey non conta dopo tutto. È meraviglioso. È meraviglioso. No, merda, non, questa volta non devo farmi colpire qui. No, no, perché sto subendo questi colpi? Che poi se ne subisci uno, finisci per fare cazzate dopo perché perdi il ritmo. Ah, peccato, abbiamo perso. Era fatta, Michele. C'eri. Cazzo. Oh, mancava un colpo! D'accordo. Se non vogliamo perfezionarci, se accettiamo l'idea di cedere agli item curativi, item, andiamo a prenderci un po' di gelato, un po' di... Era fatta, sì ragazzi, altro che sarà fatta. Era fatta e come, sì, so che lo state pensando, è questo il problema. E lo penso anch'io. Il problema è che qua tocca essere determinate. Qui bisogna superare la stanchezza. Ci stiamo, eh? Cioè, quell'attacco è più fastidioso di quello che sembra, perché l'hitbox delle lance dura e permane quel poco che basta a farti fregare. Perché se tu ci vai sopra mentre non sono ancora poco opache, ti incurano. Quindi...
Eccoci qua. Allora, diciamo un po' che noi possiamo. Direi che le scarpe ce le teniamo, però lasciamo questo. Poi ci prendiamo il. Ah, non abbiamo altri pezzi. Ah, ah sì, gliel'avevamo mangiato davanti. Ok, allora ci prendiamo un altro cinnamon bun, togliamo il city e ci prendiamo un altro cinnamon bun. Con questo non abbiamo, penso, possibilità di perdere. Non credo proprio. Insomma, questo diventa un po' come la nostra prima tutorial, praticamente. Ossia il fatto che stiamo accumulando una forma di difesa per poter resistere. Oh, che pirla. È vero. È uno scontro di determinazione, ma non voglio fare pippe su Undyne, adesso perché sono troppo cotto. Varrà la pena farlo mercoledì prossimo. Siamo dei mostri, sì. Altro che. Ah, anche il mio corpo soffre di mancanza di determinazione. E non per il sonno, perché mi sto rompendo. Ah! The Undying. Un fiore stranamente silenzioso. E poi Determination. Grazie, ragazzi. Giusto, Ben. Ok. In my way. Pazzesco, che mostro. Mi dispiace Undyne. Stavolta, se non faccio una figura buffissima, finirà. Fantastico il fatto che nell'occhio sinistro abbia queste lance inverse, questi raggi di luce a forma della sua lancia. Sembra quasi uno scontro normale, qui. Provate a immaginare quanti attacchi fa. È pazzesco. Critico. Peccato. Qui avrebbe fatto veramente comodo fare il perfect. Prima degli attacchi aperti così fa molto comodo fare perfect. Oh, ma è che sciocco. No, qui la sto. Ah, qui l'ho proprio cannato, 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 cannato. Sono passato abbastanza velocemente tra controller e tastiera. Ah, ho capito come si fa qua. Devi anticipare un po'. Porca miseria, che. Questo scontro è bellissimo perché. Quasi! Il fatto è che credo che gli attacchi siano sempre gli stessi, sapete? A parte queste cose che sono. Programmate per essere rispetto. Cazzo, perché? Ah, perché sono abituato al buff di velocità. Cazzo, sono lentissimo così. Seri dubbi.
che senza il tè sia una cosa facilmente... Non posso più muovermi come prima. Quindi il buff è permanente. Sono lentissimo. Sì, questi attacchi sono tutti gli stessi. Tecnicamente tu puoi impararli a memoria. Anche se con tutte le cure che abbiamo penso che... Vedete quanto... Cioè in realtà lo scontro sembra più veloce di quello che in realtà è alla fine. E poi ci sono questi momenti in cui ti permettono di riposare. Solo che io ho fatto una cagata e ho perso... Ho perso troppo. Niente, non ce la faremo mai. Mai. Porca troia, è pesantissimo sto bastardo. Vedete, se ci si muove nei posti giusti, non si viene colpiti anche se si è lenti. Bisogna avere l'istinto di prevedere... Cazzo, quasi. Ma quindi la velocità è veramente un buff permanente. E ti cambia completamente. Guardate quanto cambia il modo di schivare queste cose. Mi sento meno matto rispetto a prima. Non riesco a reggere. Porca troia il tè, ragazzi. Complimenti. La teina... Fa parecchio ai bambini, giustamente. Touché. Ora sono quasi felice di questo attacco. Cioè, sono commosso. Questa è la cosa più bella del mondo adesso, perché la velocità non conta. Però si vede quanto si diventa più bravi, perché adesso in realtà ha molti meno HP rispetto a quanto avrei pensato con questi errori avrei potuto toglierle. Pazzesca l'abilità, cosa come aumenta semplicemente provando uno scontro. Questa è la bellezza dei videogiochi o di qualunque attività che ti permette anche, senza rendertene conto, di diventare più abile semplicemente con i tentativi e l'apprendimento, l'istinto e l'esperienza. Fantastico. Guardate che roba, che figata. Adoro queste stronzate. Ma fondamentalmente è la rappresentazione pratica della determinazione. Ora però noi moriremo, vero? E questo era l'unico attacco che non volevo facesse. Ok. Certo. Abbiamo finito le cure, eh? Ok, grazie Undyne. No! Come ha fatto a colpirmi? Cazzo, non doveva colpirmi adesso. Ok, ne manca uno. Di nuovo. Percorso, sangue freddo, determinazione. Adoro il significato di questo scontro, ragazzi. Il modo in cui tu devi continuare a provare, imparandolo. Oh. Beh, se riusciamo a fare un attacco potente dovrebbe essere finita. Sì. Per il rotto della cuffia. Consumando tutte le nostre energie, consumando tutto il nostro cibo. Cibo che abbiamo rubato alle famiglie e ai negozi. Nonostante la sua energia. Ci ha ridotti all'osso in questa blind run. Senza esperienza. Senza aver appreso tutto di lei. Ok. Poteva andare meglio. Ma ce l'abbiamo fatta. Con determination. Non so cosa succederà adesso. Quindi anche quel potere. Lei conosce la determinazione, amica di Alphys. Non è stato abbastanza. Non era abbastanza. No, sorride. Che cosa? Se pensi che io lascerò la speranza, l'abbandonerò, ti sbagli. Perché io ho i miei amici a supportarmi. Alphys mi ha detto che mi avrebbe guardato combatterti. E se qualunque cosa andasse male di questo scontro, lei avrebbe evacuato tutti. A questo punto avrà già chiamato Ascor e gli avrà detto di assorbire le 6 anime umane. E con quel potere...
Oddio, si sta sciogliendo. Nel True Lab. Lo abbiamo saputo. Lo abbiamo scoperto. Se non si ha abbastanza materia, il mostro con determinazione si scioglie. Già. Questo mondo vivrà. E non c'è neanche il punto di salvataggio. Sarà poco dopo. Arriviamoci. È fatta. Ci picchia. Già. Già. Determination. Undyne Arena. Non lo è stata per noi. L'abbiamo dovuta combattere prima. Wow. La descrizione nella Neutral diceva che era il mostro più determinato. No, non è vero, diceva che era il mostro che non si sarebbe mai arreso. Non l'ha fatto. E a quest'ora della notte, ben oltre Papyrus, 1500 persone hanno resistito nonostante impegni totalmente pieni di giornate feriali, quindi lavoro e vita. Grazie, è stato incredibile. Bene, siamo andati molto oltre quello che pensavo. Lo scontro con Undyne è stato stupendamente difficile. Tra l'altro classico arcade che ti permette di impararlo a memoria, perché mi è sembrato lo scontro fosse sempre lo stesso. Quindi si può imparare a memoria e fare qualcosa di terribile. Wow. Bene. E se Asgore veramente assorbirà le sei anime? Esatto. Diventerebbe un vero mostro come Flowey. In verità, credo di averci messo, per mio gusto dei giocatori, troppi tentativi contro Undyne. Però è stato interessante, perché abbiamo provato come sempre. È andata bene, perché abbiamo visto i suoi nuovi attacchi, abbiamo visto la differenza tra il tè e il tè, il non tè. Abbiamo abusato di un po' di cibo. Ragazzi. Quindi, a mercoledì prossimo. La Genocide è andata più avanti di quello che pensavo, la Genocide è più impegnativa a livello anche emotivo di quello che pensavo. E dettagliata. Undyne non mi ha ferito nella sua morte come Toriel. O il comportamento di Sansa e Papyrus, ma la sua trasformazione lo è stato. Incredibile. Grazie di esserci stati. Buonanotte. State determinati perché qua si prosegue.